tu mo rimani a trovare subito un posto. Anzi, una prima tua a due, che me ne serve uno pure a me. Ma una mattina asciamo tutti e due, io faccio a breve come tu amo subito una fatica. Non ti preoccupare. Ma pace, ma io butterei disoccupato, quando ma quando mi sono? Fammi per me, fammi per me! Imbecilli, la colpa è vostra, perché non avete saputo votare! Ah, a quando si ho detto! E va buono, cumpà, e a destra sembra così! Noi moderni ma pure noi figli ce legittimiamo. Oh, vero, ma venite con voi. Auguri, auguri. E che diavolo. Niente ti viene che la short non va a scendere pochi sole, ma anche per creatura. Ma che aprire da volta, ma chi sono i bambini, ma no? No, ma è la bilancia. Oh. E una piglia a figliere una cateria all'angolo con una malattia respiratoria che piglia e bambi. Come no? Salvatore, ora ce ne fui. Ma dove fui? Ma dove fui? Dice, ma dove fui? La vita è una guerra. Si la pallotta le cicoglie, morimmo. Si ci scanse che abbiamo. Lo necessario è che non hai samba a bandiera bianca. L'acqua! Senti, qui. Pigliano nato, va. Thank you.
fare. Un grazie va a tutti gli attori che sono stati bravi e non sono bravi. Un grazie a Peppe Troisi che è lì sopra, è nascosto, però ci dà la luce, ci dà le musiche e tutto. Poi ringrazio, se non mi dimentico, Emanuele Anepeta. L'ingegner Monaco che ci ha dato la possibilità e ci ha ospitati. Poi voglio ringraziare tutte le persone che sono state dietro a tutti noi attori per questo lavoro. La prima è Angela Giuliano, il mio aiuto regina. Poi abbiamo Eleonora Belfiore e la signora Anna Ruggiero, che sono i direttori di scena. Poi ringrazio, voglio anche ringraziare mio marito che è stato fuori, Grasso Salvatore. Poi voglio ringraziare Maria Ciccarelli e voglio ringraziare il mio figlio Michele, Grasso Michele, lo devo dire, perché mi ha dato una buona mano per tutto ciò che vedete qui. E un grazie particolare a tutti voi che ci avete sopportato. Arrivederci. Buonasera a tutti, siamo al Teatro Paradiso, siamo giunti al termine dello spettacolo Arezzo 29 proposto dalla compagnia Lasciatevi Incantare e adesso vediamo un pochino quali sono le impressioni del pubblico. Signora, lei è? Sono Nunzia, la signora. La signora Nunzia, le è piaciuto questo spettacolo? Mi sono deliziata, ho passato 2 ore in allegria. La compagnia è spettacolare come al solito, perché già ho visto varie commedie, quindi so che sono tutti bravi, ma veramente tutti, dal primo all'ultimo. Però tengo a precisare, co-compari a Gumare sono qualcosa di eccezionale. Signora, l'idea della scenografia in bianco e nero l'ha apprezzata? Molto, molto, è stata una cosa molto carina veramente. Bene. Retro al punto giusto. Se dovesse fare un augurio alla compagnia? Proseguire sempre così e andare molto più avanti, perché meritano di più, molto molto di più di qualcosa di dilettante, veramente. Va benissimo, grazie signora. La signora? Elvira. Allora Elvira, lo spettacolo ti è piaciuto? Tantissimo. E qualche preferenza in particolare? Di attori? Sì. Sì. La moglie di Don Gennaro, come si chiamava? La signora? Non ricordo. La moglie di Don Gennaro comunque, bravissima. E per quanto riguarda la scelta della scenografia in bianco e nero, l'hai apprezzata? Sì, sì, tanto, bella. Facciamo un augurio alla compagnia? Sì, sì, in bocca al lupo. Allora, lei la signora? Lina Battaglia. Lina. Signora Lina, le è piaciuto lo spettacolo? Tanto, è stata una serata indimenticabile. Gli attori favolosi, non c'è altro da dire. Va bene, grazie. Ad Maiora. Grazie. Lei e la signora? Liliana. Liliana, le è piaciuto lo spettacolo? Tantissimo, gli attori sono stati bravissimi e io mi sono divertita tanto. Bene, e vuole fare un augurio alla compagnia? Sì, in bocca al lupo per le prossime... come si dice, le prossime commedie che faranno, per i prossimi spettacoli. È stata una bella commedia. Vi siete divertiti? Sì, una bella serata. Sì. Auguri a tutti. Allora, lei è la signora? Carmen. Ah, Carmen, dicevo poco, quali sono state le tue impressioni? Ah, mi sono divertita molto, mi è piaciuta moltissimo. Sinceramente c'ero venuta controvoglia, però poi alla fine, cioè, Sono stata bene, mi è piaciuto tanto. Perché controvoglia? Perché il teatro non è che lo amo tanto, però poi... Beh, sono venuta a vedere mio nipote, però poi insomma mi è piaciuto. Sono stati bravi?
bravissimi, veramente, non me l'aspettavo. E l'idea della scenografia in bianco e nero ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, richiama un po' questo momento che non è tanto colorato in questo momento, la vita, un po' per tutti, quindi penso che è stata proprio adatta. E vogliamo fare un augurio alla compagnia? Certamente, auguro di andare sempre avanti e di essere sempre più bravi. Allora, fai di qualcosa sulla compagnia e sullo spettacolo che hai fatto. E che devo fare? Come che devi fare? Secondo te tu sei stata brava o no? Non lo so. Come non lo sai? E non lo so. Ti sei divertita? Sì. Quanto? Assai. Lei è il signor? Giovanni Esposito. Allora Giovanni, ti è piaciuto lo spettacolo? È stato eccezionale, semplicemente eccezionale, sono stati tutti bravi, molto divertenti, ritmi e tempi giusti, sinceramente sono rimasto molto soddisfatto. Giovanni, la scelta della scenografia in bianco e nero l'hai apprezzata? Sì, era stato ambientato in modo esatto. E vogliamo fare un augurio alla compagnia? Ma cosa posso augurare a una compagnia già così brava? Solo di continuare così per avere sempre più successo. Grazie. Arrivederci, buona serata.